Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ecco, no, c'è sempre qualcuno che lo storpio. Daniele o papà o mamma, qualcuno sta. Vlog con la V. Vlog. Da noi è Sweet Lager nascosta e che è risentita perché oggi c'è stata Enya e lei ed Enya non si sopportano e quindi non ci sta calcolando. Voglio farti vedere il livello di guarda. Guarda. Non ci calcoli, vero? Vado dall'altra parte, mi ignora. Questo vlog inizia di pomeriggio e ci stiamo prendendo il caffè freddo, che è una bevanda per noi praticamente la panacea dell'estate, il caffè freddo, che mamma ha la sua tecnica che mi ha insegnato per fare la schiumetta. Voglio farti vedere che la schiuma c'è realmente, è rimasta ancora. Quindi mentre ci prendiamo questo vlog inizio questo vlog, mentre ci vediamo questo caffè, inizio questo vlog perché oggi è una giornata un po' particolare. Uno, tra un po' andremo a fare attività con i bambini, mi devo anche muovere che sono come al solito in ritardo, è la mia maglietta, voglio farti notare, questa la utilizzavo con i bambini, all'oratorio, così con i bambini alla chiesa. E c'è scritto Bella Frate con un fraticello, aspetta dov'è il fraticello? Un fraticello, yeah, ha disegnato. Ma Bella Frate era una frase che dicevano i nostri ragazzi da piccolini, quindi era giusto per dire Bella Frate, ok, perfetto. Seconda cosa, stasera vivremo a casa di Dani il 52esimo anniversario di matrimonio dei miei suoceri, che non sono pochi anni di sopportazione, ragazzi, perché qua abbiamo un esemplare di 34 e là abbiamo un esemplare di famiglia di 52. Io a sta sopportazione non ci arriverò mai, perché a mio marito l'ammazzo prima. Loro ce l'hanno avuta, io li stimo entrambe le coppie, sinceramente, però ecco, è difficile. A un certo punto, sì, l'amore è bello e meraviglioso, ma prima o poi subentra solamente la sopportazione. Guarda la donna là dietro come fa accenno di sì. Sì, non ti preoccupare, il tuo marito se lo guarda questo video e dirà lo stesso. Sopportazione. Stasera chiederemo a mia suocera, che sicuramente non si farà inquadrare, ma magari lo chiederò anche a mio suocero cosa ne pensa di questa cosa. Sono convinto che la sopportazione sarà una delle parole che loro utilizzeranno. Io mi bevo il caffè in compagnia di mia mamma, che già sarebbe bevuto, penso. E tu già sei un po' vivo. E dopodiché ti aggiorniamo sul fatto dei bambini, non lo so, perché devo anche cercare di inquadrarli per non prenderli per la privacy. Ma se riesco ti inquadro un attimo la situazione. Oggi faremo dei giochi particolari. Si chiama come? Frate Vento. Giocheremo qualcosa di... non lo so. Mi hanno detto che sono giochi particolari. Una foto. Bellissimo, un video. Ah, ciao. Potete fare le ballerine pompon. Bravo, bravissimo. Comunque siete bellissimi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. No, ma secondo me veramente siete due personaggi comunque. Abbiamo provato i balli, ma tu devi vedere Angelo. Ma se vi volano... No, adesso ti attaccano in qualche modo all'albergo. In qualche modo vuol dire che ti voleranno. Tutti insieme a guarda come li faceva Dominella, enormi. Ho fatto Dominella, vedi che scoppie. No, no, poi non si bucano. Cioè, se stai rincorrendo il palloncino che volava, lo sai, vero? Sei cosciente. Cosa? Stai rincorrendo il palloncino che... Perché tua sorella rincorreva un palloncino. Dominella ha fatto... Va. Ti vola, o lo rompi o ti vola, furba. O lo rompi, bisogna o ti mantenere vola. Un giusto equilibrio. Ah? Ma sai quanto mi... Ma tu stai facendo video davvero? Io ti vedo questo telefono, ma pensavo che sì. Angelo, mi devi aiutare, non ti sbrogliare. Si sbombi. Ti sto mettendo le chiavi qua. Dai. Ce la faremo. La striscia rossa esce in orizzontale. Posto. Signora, 52 anni. Benedica, che bella cosa. Non la prendo che si cerca. Ma fai? Ah! Piero, ce la devo fare. Wow, sinceramente sì. Parrucerino rimorti, però no, aspettate, ma non c'era il fiammifero, scusa, no, aspetta, teniamocelo. Teniamocelo. No, brucio. Vedi che scoppia, scoppia tia. Ma è messa giusta, non è che l'ho messa al contrario. Ma dai, li compriamo i fiammiferi. Ma veramente, che cazzo è? Fuoco. Ma perché c'è lì? Mettere questo. Vabbè, rimettilo qua. Ma se scoppia poi?
detto che lo... No, il ventilatore. Sì. Buon anno! Gliel'hai fatta la voce a loro? No. Come soffiamo bene! Grazie a voi, se ci siamo noi. Certo, diciamo che... Grazie a loro se ci siamo noi e se ci seguono. Grazie a voi se sono santa. Voglio dire, lo sapete. Che deve fare? Cosa? Niente, togli. No. Che sei stato adottato? No. Ah. Te l'hanno trovato nell'immondizia. Cos'è che a tua mamma l'hanno trovata nell'immondizia? Pure a lui. Pure a lui. L'hanno trovata e a me l'hanno trovata. Che bella la rosina bianca. Comunque, se non nasceva tutta sta casa, lui ce non te trovava. L'humus di Ceci. L'humus, ma mi fa arrivato quando la fai. Dove non stavo venendo, ma in realtà io sono arrivato da te. Tieni tratto bene. Tratti bene a tal punto che ho visto una ragnatela l'altro giorno. Basta che sono troppo che fa male. Rosemary è l'amico di Daniele. Guarda che faccia contenta quando l'annaffia. Vabbè, finito il tuo compito, ne puoi andare, ciao. Come si chiama? Eccoci rientrati, siamo stati a comprare qualcosa da Daniele perché noi abbiamo questo brutto vizio che non compriamo mai tanto per noi stessi, cioè mettiamo sempre magari, ecco, col fatto che magari ci concediamo la casetta al mare e quindi tutti i nostri sacrifici vanno anche lì, col fatto che cerchiamo di raccogliere come le formiche per progetti futuri molto importanti che comunque saranno un po' dispendiosi, insomma cerchiamo sempre di non ci dedichiamo mai un po' a noi stessi, è raro, però questa volta ce lo siamo imposti. Infatti l'altra volta ho comprato qualcosa io, questa volta ho comprato anch'io qualcosa per me e che ti farò vedere dopo, e Daniele si è comprato qualcosa che ti farà vedere lui appena arriva, perché eravamo con due macchine perché io lavoro più lontano rispetto a lui e lui adesso stava per rientrare dopo di me. Vado a preparare gli hamburger. Questi hamburger sono buonissimi e sono 100% pollo dell'Amatori, costati 1,65 in offerta. Io faccio la scorta perché noi qua li mangiamo una anche due volte perché sono proprio buoni. Poi è rimasta, cerchiamo di vedere cosa dobbiamo fare al buio totale. Vediamo. C'ho il vitel tonnè. Guarda quante cose c'ho. Che devo mangiarmi solo sfumato di zucchine. C'ho questo. E ho il pollo che mi ha dato la mamma. I straccetti di pollo che magari adesso ti faccio vedere. Ma anzi ti farò vedere probabilmente. Vediamo se adesso nel prossimo vlog li mangerò domani a pranzo. Perché non è che posso mangiare tutte queste cose. Poi ci abbiamo una piadina avanzata da sabato sera che abbiamo cenato là al mare e quindi una piadina da consumare e la consumiamo. Proprio ricetta svuota frigo, qualche pezzetto di sfoglie se Daniele vuole che gliela riscaldo, sempre rimasta da ieri e quindi la riscalderò anche questa e ce la togliamo davanti. E poi c'è un saltimbocca anche da consumare. Questi del Lidl sono buonissimi, solo che quando si aprono possono stare... Non so cosa è successo alla fotocamera, stavo guardando non perché mi ero incantata, perché guardavo se era partita realmente. Si è bloccata, o qualcuno ha fatto uno squillo e non me ne sono accorta. Comunque, questi saltimbocca hanno cambiato la confezione, perché non erano così prima. Sono sempre certossa, saltimbocca alla napoletana. Quando poi li apri li devi mettere in frigo e consumare in breve tempo, quindi li consumeremo. Consumiamo tutto. Daniele ha detto che l'hamburger vuole metterselo dentro la piadina, che tanto sempre pane secondo lui. Poi ci sono un sacco di cose da consumare, questo è peccato buttarle, insomma. Allora, sai che cosa faccio? Riorganizzo un attimo le idee. Sformato di zucchine me lo mangio
sai che faccio? Sformo di zucchine e il pollo lo mangio domani. È arrivato Daniele. Mi mangio questo stasera, così lo consumo. Che forse ieri l'ha fatto mio suocero, quindi lo consumo stasera. Questo invece può stare in frigo domani a pranzo. Questo perché è sempre in frigo. Mi sconsiglio un altro pezzo di sforzo. Ora Daniele invece di far vedere cosa ha comprato. Aspetta, si deve preparare psicologicamente. Ma non è che ci sono, giustamente. Vieni verso qua che non ti si vede. Questo non l'ho comprato. No, questo è preso alla macchina. Questo neanche. Sì, lo portate alla macchina, che erano in macchina. Si devono buttare. Questo è mio, no? Le cose tue di far vedere. Vabbè, ormai prendilo. Ah! Abbiamo comprato questi per me, non sono per Daniele, bastoncini Essence per la manicure perché li avevo finiti. Andiamo avanti. Quanto abbiamo pagato le cose? Questi sono il pezzo forte dell'acquisto di Daniele. Essence non... Per il mare si è comprato gli occhiali. Ecco, sembra, sempre sai che cosa? No, il... L'incazzatore ufficiale, com'era quella che c'era? Incazzatore personalizzato. Personalizzato. Fatti vedere, guarda che sei bello. Uno di quei poliziotti americani. Questo è il mio, facciamo vedere dopo. Poi, primo acquisto, secondo acquisto. Magliette. Una magliettina semplice questa qua. Sì, è semplice però, ha i richiami arancioni come le bordure che vi ricordo del pantaloncino che io ho comprato io, che non si dica che io non gli compro cose. So che pensare che siano i nostri cani che bagnano, ma in realtà loro sono tranquille. Questa è la più bella. Rullo di tamburi. Ragazzi, sappiatelo. Rullo di tamburi. Mi sono sposata un bambino. Dai, dimmi che non è bella. Sì. Ma qualche volta ti comprerai qualcosa di serio nella tua vita? Ma perché no? Io ho tante cose serie, però ci vuole pure l'allegria. Tante cose serie, 2-3 ne hai. Davvero. È bello. Infatti guarda che indossa. Fai vedere cosa indossi, Stark. Cioè, lui va a lavorare così, capito? Con Game of Thrones, vabbè che poi la si cambia. E poi, invece, io ho comprato questa, perché non ce l'avevo. All About What? Fixing and Loose Powder, quella. E qua dice che è una cipria opacizzante in polvere in una tonalità universale adatta a tutti i toni di pelle. Mi serve solamente per opacizzare quando c'è un po' di lucido, anche quando metto il correttore, ecco, per fissare il correttore. L'ho vista, mi è interessato. Voi la usate? Io non l'ho mai usata e l'ho comprata, costava anche poco. E quindi questo. Alla fine abbiamo deciso che consumeremo queste perché il cibo non si butta. Quindi consumeremo queste e sono rimaste da ieri a pranzo. Consumeremo questo che me l'ha dato mia suocera, che sicuramente l'ha fatto ieri. Questo non lo posiamo in frigo. Questo lo posiamo per domani a pranzo. E gli hamburger li faremo domani a pranzo. Giusto perché siamo coerenti col fatto che in questa famiglia le cose non sono mai come dovrebbero essere. Noi programmiamo una cosa e poi automaticamente. Bello, sai. Tu vuoi stare così fino a domani mattina? Ti prendi gli occhiali. Non molla!